ciao, sono io, amore mio. Allora, amore mio lo dice tua sorella, chiaro. Ti dico il mio numero, forse l'hai sbagliato. Il mio è 33553. Non resistevo più, pensavo a te. Oh, ma il vampiro dei minchioni ti ha succhiato via il cervello. Quando verrai? Mai. Anzi, spero che ti scoppi la prostata come un petardo di Capodanno. Non parlare se lì c'è lui. Lascia parlare me. Dici o no? Non ti dico né sì né no, anzi ti faccio saltare tutte le capsule. Ma vieni appena puoi, anche tardi se tu lo vuoi. Io tanto non dormirei, quanto mi manchi lo sai. Saranno tutte quelle che facciate che hai preso in 2 mesi vestito da Zorro contro la telecamera che sei diventato pirla? Mi ami o no? Ma che sfinimento di esistenza di esistere! Un diavolo per capezzolo mi fai venire dalla rabbia! Io di più! Ma perché non ti dai fuoco? Ma lui adesso dov'è? Vicino a te! È qua che sta finendo la caponata! Mo' ti spara un rutto che fa i colpi di sole alla violinista! Ho sciolto tutti i capelli giù ed ho il profumo che mi hai dato tu. Ma quale profumo? Io mi metto gli altri magic sotto le ascelle. Ma vieni almeno per un po', non ho sonno, non mi sveglierai. Di quello che vuoi, però stasera non dirmi no. Tim informa che a Courmayeur c'è una seggiovia che porta direttamente a Fon... No! No, dai, no! Adesso chiudo, non vorrei fare insospettire lui. Amore, io sono qui e potrei anche morire. No, ma non morire, che devi fare ancora minimo 2 ore di minchiate. Questa è la verità che non vi racconta nessuno, questa, in queste intercettazioni. Tu dici, vabbè, vedremo. Se fosse tosto, Oliverio verrebbe anche a confrontarsi in questa arena, se fosse veramente tosto, dopo i litigi che abbiamo avuto in diretta, gli scontri, lui ha detto che sarebbe ritornato, ancora non è venuto. Beh, comunque. Si sta girando la Calabria. Sì, Oliverio. Certamente, solo che poi te lo vedi a Telescasazza, è andato anche al Vomero, è andato a Napoli a Telescasazza, insomma qui non dice che... No, che... Ma che in tutti quanti abbiamo le iniziative elettorali con quante persone? 20 persone, qui ci sono migliaia e migliaia di telespettatori. La televisione è arrivata anche in Calabria. Ma poi queste sono anche trasmissioni particolari, perché qui voti. Se hai cose da dire li puoi guadagnare, altrimenti si perdono. Certo, uno si fa due conti. Mi conviene andare a affrontare Antonella Grippo, Alessandro Pagliaro, o mi conviene stare a casa, no, almeno, quando dici almeno Pagliaro, non ne perdo. No, poi quando dici Pagliaro proprio è finita, ancora se fossimo separati, sì, ma insieme, insomma. Però c'è un aspetto che mi faceva notare Cataldo, che è molto importante, che afferisce proprio alla democrazia e al tasso di partecipazione dei cittadini. La legge elettorale per designare i consiglieri regionali e per gli inquilini, che saranno i futuri inquilini di Palazzo Campanella. Allora, perché non funziona sta roba qua, soglie di sbarramento e quant'altro? Cos'è che nella selezione poi della classe dirigente non funziona? Ma io ritengo che questa sia una legge elettorale che non fa onore ai calabresi, intanto perché le circoscrizioni sono state suddivise in 3 parti, no? Quindi vi è la circoscrizione nord, quella centro, che accorpa addirittura 3 province, e poi c'è quella di Reggio Calabria. Il problema risiede proprio nel fatto che se le province, grazie ad un'altra legge assurda voluta dal Premier Renzi, da tutto il PD, esistono ancora perché sono semplicemente state riorganizzate, le province esistono, quindi se le province esistono bisognerebbe anche garantire la rappresentatività di tutte le province in seno al Consiglio regionale e non solo in seno alle liste
perché noi ci troviamo di fronte ad una legge che ritengo contenga dei profili di anticostituzionalità, e l'amica Mara, collega avvocato, potrà sicuramente rafforzare quello che io dico. Perché? No, ma perché? Perché è veramente inconcepibile che ci sia stato l'obbligo di inserire nella circoscrizione centrale candidati di Catanzaro, Crotone e Vibo con una distribuzione esatta, no? Ci sono 8 posti in lista, certo. E ci sono praticamente 4 candidati di Catanzaro, 2 di Crotone e 2 di Vibo, ma ai crotonesi e ai vibonesi non è garantita la rappresentatività in consiglio, ovvero i candidati dei territori più piccoli dovranno concorrere con i candidati di un territorio molto più vasto territorialmente, che comunque gode di un'organizzazione partitica in tutti i campi. Questo quindi sia a centrodestra, centrosinistra, quindi tutti i poli troveranno questa difficoltà. E per cui, voglio dire, io che sono candidato... No, le hanno abolite loro, le hanno abolite loro. E questo è una grande responsabilità. Dove non è arrivato Renzi? A Cosenza vi è andata bene. Io sono però ho capito, però a Cosenza, con questo meccanismo, è stato eletto Occhiuto di Forza Italia, con il meccanismo che tu dici, non contestato assolutamente, perché giustamente Occhiuto ha detto bene mio cosa mi è venuto qua, no? In una realtà dove aveva stragovernato Oliverio, dove se si andava a votare la prima volta con le elezioni normali avrebbe vinto anche di nuovo il centrosinistra, con questi meccanismi io contesto il meccanismo dell'elezione provinciale, ma contesto la legge elettorale anche per la riorganizzazione delle province, perché credo sia uno scempio. Quindi non è che solo perché ha vinto Occhiuto la legge a me sta bene, perché favorisce un soggetto appartenente alla mia coalizione. Occhiuto l'hanno votato io anche contesto da, perché da non, sinistra, ritengo comunque, che sì, non si debba dare la possibilità di avere in questo momento storico in Italia delle elezioni di secondo livello, così come contesto la proposta di legge per la riorganizzazione del Senato. Infatti. Quindi io sto dicendo una cosa che non può essere contraddetta nei termini in cui tu lo hai appena fatto. Io contesto la legge elettorale per la elezione del nuovo Consiglio della Calabria, perché è allucinante, anche in termini di soglie di sbarramento. E poi soprattutto perché ritengo ci siano i cosiddetti profili di incostituzionalità. Perfetto, l'abbiamo capito. Allora, è illegittima questa legge. Schipani, perché era stata interrotta poc'anzi. Ma ritorno al discorso di prima. Ci sono le preferenze? Quindi il massacro. Cioè... È un massacro. Gli elettori devono scegliere le persone, e non è vero che devono scegliere solo lo schieramento, ma anche le persone. E le persone si devono presentare con dei programmi che, le assicuro, è difficile da far conoscere anche a livello individuale, cioè, perché non è solo ogni un persona discorso. Con un programma, questo no, mi sembra. C'è no, è un programma di schieramento, però il singolo candidato, voi avete usato due frasi prima molto significative, persone non erose dal tempo pregresso, diciamo, cioè, quindi da esperienze politiche magari poco, come dire, giovani esperienze. E persone non controverse. Ecco, già queste due caratteristiche denotano una fisionomia del candidato che l'elettore calabrese può scegliere. Cioè, e allora andiamo a guardare chi sono le persone non controverse, chi sono le persone non erose. Un rinnovamento è necessario, perché se il governo del territorio finora non ha funzionato, forse non hanno funzionato le persone anche oltre allo schieramento politico, dove vediamo che in una situazione di crisi economica e sociale fortissima le differenze quasi si annullano, perché di fatto forse un po' è così, è vero, è tutta una grande area liberal-democratica, la vogliamo chiamare centrista, una melassa. Allora, nella melassa quello che conta è la personalità, è l'onestà intellettuale, l'onestà, la pulizia anche della propria, come dire, del proprio percorso professionale. Ma dopodiché questo è un prerequisito, certo. E questo però non è un prerequisito da poco. Sì, in una regione come la Calabria, dove sappiamo benissimo che ci sono poi problemi di criminalità, però, insomma, la competenza serve. Le persone devono essere scelte sulla base della competenza, di quello che si propongono di fare. La politica deve ritornare adesso un impegno sociale del singolo. E non è vero più che in questo caso il singolo candidato non conta. Il singolo candidato conta tantissimo, tanto più che si deve scontrare su un meccanismo di elettorale che lo rende anche meno, diciamo, che rende il voto anche meno rappresentativo e meno democratico. E allora il singolo candidato e la singola preferenza del cittadino conta. Il cittadino deve poter scegliere la persona.
persona. E in questo marasma. Ho capito, questo, non sì, c'è, questo è chiaro. Non c'è. Cioè, sentiamo rotelle e poi posso dire una cosa? Sì, sì, ma vai. Il cittadino, un bravo, un medico competente, bravissimo, un chirurgo che sia bravo nel proprio lavoro, può fare il politico? No, questo chiedo. Allora, votiamo il cittadino, è una brava persona. Mara Paone è un bravo avvocato, ma saprà fare il politico? Cioè, le competenze non penso che siano assimilabili. La politica non è che la possiamo fare tutti. Infatti, non è un fatto di competenza della propria professione, è un fatto di onestà intellettuale, di come ci si approccia alla politica con impegno civile. Io sono, mi sono messa in politica. Sì, ma non basta nemmeno questo sforzo generoso. Nemmeno, cioè. Perché c'è anche un discorso di sistema che purtroppo è venuto. Ma diciamolo chiaramente, chiunque può fare qualcosa, ma qui c'è una crisi che è collettiva, è un patto tra politica ed elettorato che si è infranto e va ricostruito pezzo per pezzo in una situazione di crisi economica e sociale che è fortissima. La Calabria è la regione più povera d'Europa. Le risorse pubbliche non ci sono. I bilanci regionali, statali sono in rosso. Bisogna recuperare le risorse e riorganizzare, cioè la politica deve fare da regia per riorganizzare le risorse che ci sono come in Calabria. Cioè, come fa? Ma una volta c'erano le scuole di formazione dei partiti che formavano, i partiti formavano la, i giovani. C'è un fatto di etica. Li formavano, dire, da avere la visione politica. Bisogna ricominciare perché non è detto che un bravo avvocato, un medico, ma anche un laureato in scienze politiche. Bisogna competenze. Ci vogliono degli sportelli in cui il politico si rende disponibile per il cittadino. Sì, ma prima dello sportello. Disponibilità, la cortesia, il buon cuore, non bastano. È un ingranaggio che va riogliato, è bloccato, sì. E quindi bisogna ripartire da zero, fare tabula rasa, ripartire piano piano. Okay, da zero. Fatemi dire due cose, fatemi dire due cose. Intanto devo rispondere a Stefania. Una volta c'erano le frattocchie, era importante. Rispetto a questa cosa del bravo professionista e della brava persona. Mm. Non può bastare essere una brava persona o un bravo professionista per certo inventarsi. No. Perché certo l'essere brave persona è un prerequisito per fare qualunque cosa. Sì, infatti cosa. È un po' pochino. Per fare qualunque certo cosa. Per fare qualunque ma non cosa. Bisogna avere, quello, bisogna avere attitudini, bisogna avere propensioni, bisogna avere formazione, esattamente come tu dici. Questo per ciò che riguarda, ecco la domanda che hai fatto. Però quello che mi premeva dire, Cataldo, noi non stiamo qui eleggendo i consiglieri provinciali, qui stiamo eleggendo i consiglieri regionali, che non possono essere i rappresentanti del singolo territorio. Dobbiamo sprovincializzare. E allora facciamo un unico collegio regionale. Se Antonella Rotella, che in questo momento è candidata alla coalizione centro perché è residente in questo posto e perché è residente in questo posto, non dovrà mai occuparsi, secondo te, del problema delle bonifiche a Crotone? Non dovrà conoscere o non dovrà non conoscere questo problema. Allora, poi il consigliere regionale ha l'obbligo, oltre che il dovere, di rappresentare tutta la cittadinanza calabrese. Però magari conosci meglio il territorio e quindi farai un'iniziativa legislativa per quel territorio. Ma questa è la vecchia logica, non è possibile. Pensare che sia così, perché parte. se così è non facciamo altro che perpetuare i vecchi ragionamenti. Però interessante. E vecchi ragionamenti, bisogna sprovincializzare. Il candidato del territorio deve avere la possibilità, e ce l'ha come questa possibilità? Facendosi conoscere, girando, parlando, di rappresentare tutti. Io non posso, siccome sono di Mileto, devo soltanto pensare a Mileto. Però tu Mileto è la parte Mileto più vicina a me ed è quella che conosco meglio, ma è mio obbligo, è mio dovere morale. La prima cosa, secondo me, che deve fare un consigliere regionale eletto è mettersi in macchina e girare palmo tutta la Calabria per toccare con mano quelle che sono le esigenze reali dei territori, perché le cose che ti dicono sono una cosa, poi quando tu entri nelle case, vai nei rioni, vai nelle contrade e vedi che c'è un degrado totale, dove manca le cose minimali, mancano, è lì che sia Mileto o che sia Papanici deve essere la stessa cosa, altrimenti ti devi prendere le borse, startene a casa e chiuderti in casa. Posso, perché non è per te fare politica. Voglio, non è per voglio te sentire, fare politica. Posso contraddire sulla questione, sulla rappresentatività effettiva dei territori? Degli eletti. Tu lo rappresenta di chi rappresentano effettivamente gli eletti. Le categorie oggi che stanno in Parlamento non sono quelle più rappresentative, più produttive della nostra nazione. L'operaio, il disoccupato, la persona normale e comune oggi in Parlamento viene rappresentata dai notai,
dai commercialisti, dagli avvocati, dai medici. Andatevi a chiedere gli eletti chi sono, li vediamo quando vengono qua. Ah, quello è un bravo, c'ha un grande studio, non solo a Vibo, non solo a Crotone, c'è anche a Roma, e così via. Allora, io l'operaio non l'ho visto qui, in queste trasmissioni, venire un operaio, un disoccupato, dice io rappresento la mia categoria, rappresento i bisogni effettivi e reali della Calabria. Per quando un professionista, un notaio, potrà girare tutta la Calabria, non sarà mai rappresentativo di esigenze, di bisogni e di disagi della popolazione reale di quella che vota. Ma infatti probabilmente allora, c'è un problema. Attimo solo perché sento la Paone, però l'intervento della Rotella, che è molto utile, anche interessante, circa la necessità della sprovincializzazione, no? Del ceto politico che poi siederà all'assemblea elettiva di Palazzo Campanella. È un'idea insomma, che sta in piedi. Ma è fondamentale. Fondamentale. Sì, anche perché batte, anche è indispensabile, perché però sono due ragionamenti. Sarebbe resistita questa tesi di Antonella Rotella dal campanilismo, dai campanilismi cui la Calabria insomma è piuttosto gravida. Il mio ragionamento spesso, è no, suo, la Calabria è gravida di campanilismi. Non sono due ragionamenti che collimano, ma sono due ragionamenti contingenti, nel senso che io ne faccio una questione prettamente tecnica e giuridica in termini di possibile elezione, attenzione, di numeri anche. Successivamente, quello che lei dice è fondamentale, è naturale che se io domani sarò consigliere regionale della Calabria, eletto nella circoscrizione centro per Forza Italia, ovviamente sarò il consigliere regionale di tutta la regione, ma questo è evidente e io mi addosserò quelle che sono le istanze, le richieste e i problemi dei calabresi cercando di dare un contributo. Ovvio è questo, ma io ne faccio non un tanto, problema. No, non è ovvio. No, non lo è sempre. Di perpetuare per il proprio elettorato, il tuo ragionamento, ragionamento però non è così. Sì. È ovvio come concepisco io la politica, perdonatemi. Ah. Voi non è che potete contraddire il mio pensiero. Io sto dicendo che se sarò eletto mi metterò in macchina e attiene alla mia persona e al mio modo di concepire. Ma non basta nemmeno mettersi in macchina. Detto questo, io ritengo che la politica... così andare a rappresentare gli agricoltori. Vabbè, ma no, voglio dire, ma magari di Reggio, ma non devo fare Corigliano. Rispetto invece alla possibilità che deve avere una persona di ricoprire ruoli istituzionali, bene, c'è da fare una differenza abissale rispetto a chi vuole fare politica. Beh, tutti possono fare politica, può fare anche il purtroppo rappresentante del mondo della scuola, purtroppo, il rappresentante del mondo dell'agricoltura, ci mancherebbe altro, però io ritengo che chi si presta a ricoprire un ruolo da consigliere regionale, da parlamentare, anche da sindaco, debba avere necessariamente fatto un'esperienza di partito e quindi il dirigente di partito, che se vogliamo può anche essere un ruolo che possa ricoprire successivamente uno che come Mario Oliverio per 30 anni ha fatto il rappresentante istituzionale. E allora, se si innesca questo meccanismo nella testa dei calabresi, forse qualcosa di positivo potrebbe cambiare. Però a noi piacerebbe raggiungere. Lo sai che nelle tue parole colgo... Aspetta un attimo. No, sono curioso di sapere cosa cogli. Ti stavo dando un assist. A noi piacerebbe che facessero il loro ingresso a Palazzo Campanella personaggi come Cataldo Calabresa, come Antonella Rotella, come Stefania Schifani, perché comunque li misuriamo poi sul campo, no? Non sarebbe così, ci vuole anche l'audacia di gettare il cuore al prelo stato. La curiosità qual è? Che noi qui ci stiamo confrontando e stiamo tentando ognuno di portare acqua al proprio mulino. Il problema è che stiamo dicendo le stesse cose, cioè della serie. Ma come no? Prima si parlava di mancanza di programma e non di dettaglio. E la signora Calabretta, ma non dobbiamo parlare di programmi, come no? Ma come Calabretta, ti posso dare un consiglio, lei ha ribadito che bisogna puntare sulla persona, la persona si deve fare conoscere. È quello che io ho detto. Ti posso dare un consiglio da tecnico dell'informazione.
ti è spuntata l'aureola del perdente sulla testa. Perché? No. Ma perché quando dici stiamo dicendo le stesse cose, stai facendo vincere Oliverio, ti metti l'aureola del perdente. No, ma non già si sono venuto. Ma sul generale siamo tutti bravi, diciamo tutti le stesse cose. Ma io sto dicendo però la sua causa, consiglio al tecnico. No, ma io non ho bisogno di perorare la mia causa, non perché non mi piace, fare propaganda politica. Allora, non mi piace proprio guarda, Paolo, fatemi sentire la Paone. Io sto dicendo semplicemente che tra persone per bene si può anche arrivare, nonostante si fa parte di schieramenti ad una diversi, sintesi compromissoria e a dire anche le stesse cose, perché io ritengo il ragionamento di Antonella le stesse cose mi pare che un po' troppo. Ma come si fa a non condividere il fatto che il consigliere eletto debba vuol dire che alla prossima legislatura votare me nel tuo territorio, Calabretta, l'opposizione voterà tutte le risoluzioni. Datemi la Paone. Se dite le stesse cose, ma diciamo le stesse cose in determinati ragionamenti, perché mica si possono addossare anche a noi responsabilità pregresse dei rappresentanti dei nostri schieramenti che ci hanno preceduto. Allora se siamo qui fare sintesi perché c'è già stamattina la Paone ha detto una cosa che non possiamo lasciarci sfuggire. Ha detto, non è che uno, siccome è un bravo capocantiere, un bravo cassamortaro, un bravo falegname, non un bravo muratore, un bravo avvocato, poi sic et simpliciter si trasforma in un politico di successo. Perché io sono una di quelle che ritiene che la politica esiga uno specialismo, anche esiga un corredo, no? Un suffragio di conoscenze approfondite, anche interdisciplinari, perché se uno non conosce il diritto costituzionale, se non conosce il diritto l'antropologia, il territorio, se non conosci la storia, la sociologia del territorio, non le è che vai. Formazione. Ma che oggi nei improvvisi si conosca troppo diritto amministrativo, troppo diritto civile e meno diritti dei lavoratori. Tanto diritto dell'impresa, meno diritti dei lavoratori. Ma tutto quello li attiene poi alla conoscenza. Arriviamo alla domanda, però. Il diritto non sono i diritti, è una cosa un po' diversa. Ci sono tanti diritti. Io parlavo di conoscenze proprio. Ma mettiamoci pure quello della sintassi, dai. Mettiamoci. E del costrutto sintattico. Mettiamocelo, perché se non sai parlare, non sai pensare. Ci sono molti cetto la qualunque. Allora, però. Questa idea della mistica del paese reale, della società civile, oddio che termine obbrobrioso, l'ha inaugurata Silvio Berlusconi nel 94, quando ha detto fuori dal palazzo la politica, le omelie tradizionali, le liturgie, adesso lo rivediamo anche perché mi devo andare a fumare una sigaretta, non ce la faccio più. E allora, Mara, ecco, come si può sconfiggere? Perché adesso siamo a metà strada. Resiste ancora questa catechesi del paese reale prestata alla politica, ma sopravvive anche in Calabria, che è totalmente in controtendenza, il politico di professione, perché una cosa dobbiamo dire. Cioè, Oliverio è, in questo senso, eversivo rispetto all'establishment nazionale, tra parentesi, perché è totale controtendenza. Quindi la Calabria esprime il politico di professione, nel momento in cui Renzi dice rottamiamo tutti sti catamarani, Oliverio il catamarano è resistente. E allora come facciamo a calibrare queste due cose? È come si deve calibrare, insomma. Da un lato c'è bisogno di esperienza, e questo è innegabile, perché abbiamo detto non ci si improvvisa e bisogna avere la formazione politica. Oliverio e Ferro in questo senso danno una garanzia, in questo senso, perché comunque sono due politici, quello l'abbiamo capito. Anche se hanno, poi voglio dire una cosa, sarò impopolare, però hanno anche governato amministrazioni come la provincia che hanno competenze residuali, quasi niente, le vogliono pure abolire, cioè. Non è che abbiano avuto le esperienze di governi nazionali, per cui dobbiamo anche ridimensionare questa grande esperienza politica, però, province, come tu sai, in molte province ci sono stati arresti, avvisi di garanzia. Il fatto è che Oliverio
non ne abbia avuto, ma non abbia avuto la disavventura giudiziaria in questa realtà. Deve essere un presupposto essere onesti. Non è che possiamo dire va benissimo, non ha avuto avvisi di garanzia, perché non ha senso. Allora facciamo il gioco del 5 Stelle, ma, che... Ma in Calabria è una normalità, voglio dire. In Calabria abbiamo bisogno... Nella normalità di amministratori in galera. Nella normalità di amministratori avvisati di garanzie rinviati a giudizio. Vabbè, da questo nella normalità di città commissariate per infiltrazioni mafiose, allora mi pare una normalità, una semplice normalità, un presidente di provincia... Ma non è una normalità, Alessandro, quello è un presupposto indefettibile. Ma in Calabria... La normalità è quella che ti dicevo io, cara. Fammi finire la Paone, ma... Come mai la Calabria è stata commissariata? Però diceva una cosa interessante. Tanti comuni qua, anche in provincia di Vigo, vengono commissariati. Però la Paone per diceva una cosa seria. Stavi dicendo che non è che abbiano governato lo stato del Mississippi. Sì, infatti, comunque hanno governato le province, che poi non abbiano avuto avvisi di garanzia. Questo è un presupposto, come dire, devo avere 18 anni per poter andare a votare. È la stessa cosa, non è che basta solo quello, essere maggiorenni. Che è normale per andare in Calabria non ricevere un avviso di garanzia. Allora, ma non poi, è importante, ma non lo è in Italia, dai Alessandro, voglio dire, anche a Milano, a Bergamo, nella Brianza, abbiamo belli esempi di anche di comuni sciolti per mano. Come calibriamo? Altrimenti non ci troveremmo in una Calabria, Mara, non ci troveremmo in una Calabria tra le regioni più economicamente e socialmente più arretrate e con più gravi disagi. Vabbè, però facciamola finire. Allora, ma anche il territorio. Allora, queste due genie, cioè i politici di professione e quelli che di professione non sono, anzi totalmente sguarniti di conoscenze politiche, come stanno insieme adesso? Stanno insieme nelle scialuppe, fanno le scialuppe e quindi stanno tutti insieme. Ai tempi di Matteo Renzi ci sarà prima o poi, credo, una resa dei conti, perché Renzi prima o poi credo che vorrà fare, soprattutto nel partito, a parte nelle istituzioni, vorrà fare un po' di pulizia, diciamo così, di rottamazione. Io non so in che termini Renzi lo potrà, in che termini lo farà, non lo so, non mi prefiguro scenari in questo senso, la vedo veramente eccolo qui il grande Matteo Renzi, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che anche lui ha sparigliato, insomma, come Silvio Berlusconi ha fatto delle cose. Soprattutto in materia della comunicazione propagandistica. Antonella, dalla prossima puntata ti devi trovare qualche scena di Landini. Landini, magnifico. Lo dovremmo anche invitare, Landini. Certo. Anche l'imitazione che Crozza fa di Landini è stupenda. Peraltro ho visto su internet l'imitazione di un collega di Reggio, del sindaco direi, di Falco Mattà. È strepitosa. C'è un'imitazione telefonica di Falco Mattà. Anzi, la prossima settimana la dovremo mandare in onda. Allora, a proposito dell'interruzione, no, me lo potete lasciare Renzi perché è interessante, a proposito dell'interruzione di certa omelia e liturgia politica che Silvio Berlusconi nel 94 in qualche modo rottamò, vi faccio vedere questo contributo realizzato ad Arcore, anche perché vi dico la verità, 2 minuti per una sigaretta, non perché Berlusconi serva a coprire il tempo di una sigaretta, perché è interessante proprio rispettivamente all'antropologia berlusconiana. Vai regia. Presidente, concediamoci un azzardo in prologo e cerchiamo di enucleare i peccati capitali di Silvio Berlusconi, che certo establishment finanziario, politico, europeo non le perdona assolutamente. Noi abbiamo immaginato che lei abbia oltraggiato i totemi, i rituali, le liturgie, anche le omelie, no, di certa politica ancillare, spesso subalterna alla mistica dello spread, alla mistica del mercato, altrimenti non si spiegherebbero le rivelazioni di Geithner, rivelazioni che disvelano un orizzonte inquietante, diciamolo subito, a cui si è prestata scarsissima attenzione anche in Italia, cioè le pressioni esercitate presso la Casa Bianca a che si esautorasse Silvio Berlusconi, pressioni esercitate
dal canto di Eurocrati e dal canto di Ambienti, a cui non piacciono le sue eresie, cioè lei non è propriamente un ortodosso, no? Lei ha inaugurato un'antropologia politica del tutto inedita. Poi vediamo i peccati di Forza Italia originali. Allora, certo. Il vizio capitale qual è? Allora, il vizio capitale è quello di non essere un politico di professione, di non essere venuto alla politica attraverso la via sindacale e di essere entrato in politica dopo 30 anni di lavoro nella trincea del lavoro, appunto, nella trincea dell'impresa. E a questo si è aggiunto un comportamento in Europa nei confronti dei leader europei, soprattutto quelli che intendevano e intendono ancora adesso affermare una loro egemonia, loro e del loro paese sugli altri paesi europei, e quindi questo fatto di una persona che invece si opponesse a tante richieste perché le riteneva non sensate e che aveva anche il coraggio di interporre il veto, come dicono le regole europee, che è un sacrilegio al tavolo del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, quando non riusciva a convincere gli altri della bontà delle sue critiche e quindi addirittura imponeva il fermo del Consiglio e una discussione all'altra per poi ritornare e riuscire a introdurre degli emendamenti nelle cose che si stavano discutendo e votando, e questo è qualcosa che effettivamente ha dato molto fastidio. Poi ci sono state anche dall'Italia tutta una serie di contatti obliqui, eccetera, per cui anche in Italia c'era la voglia di far fuori dalla politica un estraneo che 20 anni fa, nel 94, improvvisamente era entrato in campo quando ormai le forze della sinistra pensavano che, grazie a Mani Pulite, la strada per la conquista definitiva del potere fosse aperta per loro. Da 20 anni hanno cercato di eliminarmi anche attraverso una guerra fatta da 57 processi che mi sono stati rivolti contro, con il metodo delle elezioni, cioè il metodo democratico. Abbiamo qualche volta anche perso, ma ancora adesso abbiamo dimostrato anche nelle ultime elezioni, dopo che io avevo già lasciato, diciamo, la prima fila del mio partito e mi ero dedicato ad altre cose che mi interessavano molto, quando mi hanno chiesto di tornare perché il mio partito era sceso dal 38% a cui l'avevo portato io nel 2008 all'11,7%, io mi sono sentito la responsabilità di dover tornare, ho fatto io 40 giorni di campagna elettorale e ho raddoppiato i voti, ma abbiamo avuto uno 0,37% in meno, e io qua devo dire che sicuramente... Ha riassumato una salma, Cavaliere, o no? No, no, assolutamente, no. Assolutamente. E comunque abbiamo avuto questo 0,37 in meno, che è stato ottenuto attraverso la professionalità che la sinistra da sempre ha di aggiungersi voti e di sottrarne agli avversari, e a seguito di questo fatto abbiamo oggi il terzo successivo governo non eletto dai cittadini, sì, con un Presidente del Consiglio che aveva anche tra l'altro affermato, è quello che dice la Costituzione, che mai sarebbe andato a Palazzo Chigi se non passando attraverso regolari elezioni. Questo Presidente ha conquistato il potere all'interno del suo partito e si è autocatapultato a Palazzo Chigi e governa con questo 0,32 appena di vantaggio sulla nostra coalizione. Due, con 144 deputati che sono stati dichiarati dalla Corte Costituzionale incostituzionali, che stanno ancora lì e non si dimettono, e soprattutto con l'appoggio e il sostegno di 33 senatori che erano stati eletti con il nostro marchio Popolo della Libertà, che recava grande nel simbolo Berlusconi presidente, e quindi erano stati eletti dai nostri elettori di centrodestra con in testa la serie dei mandati, quello, certo, di contrapporsi alla sinistra.
hanno ritenuto invece di essere lì e di prestarsi ad essere il sostegno, ho detto la stampella qualche volta, di un governo di sinistra, perché quello di Renzi è un governo con un presidente di sinistra, è sostenuto in Parlamento dai parlamentari della sinistra e soprattutto fa cose di sinistra. Le cose che ha fatto in questi 100 giorni, per esempio per quanto riguarda le tasse, sono quello che è il vecchio credo della sinistra, la ridistribuzione della ricchezza, e l'ha fatta con l'aumento delle tasse sulla casa e con l'aumento dell'imposta sui risparmi. Sta dicendo che il potere contrattuale di NCD è molto risicato, quindi l'agibilità di questa forza. Non è che è un potere contrattuale, no, anzi, NCD ha la golden share di questo governo. Sul piano se NCD avesse uno sprazzo di lucidità, un colpo d'ali, dai. Le cose cambierebbero. Credo che allora potremmo andare alle elezioni finalmente, sperando che dopo... Bene, allora dice Berlusconi, diceva a maggio del 2014 ad Arcore, NCD ha la golden share nel governo, quindi non sarebbe strano se NCD anche a livello regionale poi si piazzasse in qualche modo. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo per riprendere il dibattito in studio, vai.